Bentornati. No, aspetta, mi vedono così da ascello, no? Bentornati di nuovo nel canale, sono. No. Bentornati di nuovo nel canale, sono Kevin Ruiz e questo è un nuovo video. Sto una cifra casata perché so che è tantissimo che non pubblico, perché io pubblico solitamente tipo ogni 5 giorni una cosa del genere. Però veramente è un periodo proprio. È un periodo, una cifra incasinato con la scuola, quindi ho dovuto studiare tantissimo. Poi che altro devo dire? Che me remember? E fatemi thinking about it. Vi giuro mi mancava troppo, cioè non giro il video da solo da tipo 3 settimane se non di più. E mi mancava proprio star, capito, così davanti a telecamera, vicina che mi guardava. Ho deciso di fare questo video perché me l'avete richiesti in tantissimi. E ho detto vabbè, poi è una cosa che mi piace, quindi proprio non so problemi. Però prima una piccolissima cosa, ma molto importante, e so tipo una cifra casata al riguardo. Abbiamo aperto un account Twitter che si chiama La Rampa YT. Quindi basta solo mettere questo prefisso. Sembra tipo quelli che fanno la pubblicità, capito? Chiamate questo prefisso, il numero verde, per sapere di più e per avere più informazioni. E se volete trovarci, se volete chiederci qualsiasi cosa, condividere qualcosa con La Rampa, farci qualsiasi domanda per i futuri Ask La Rampa, ci potete fare qualsiasi domanda, mandarci qualsiasi foto, dirci qualsiasi cosa. Noi saremo lì e la condivideremo con voi. Qua sotto c'è il link per andarci a seguire. E niente, spero che ci andrete in tantissimi, perché è una cosa troppo figa secondo me, perché è molto mi fa molto popular, capito? Cioè tipo E è bello anche per il fatto che possiamo tenerci a contatto, perché io sono una persona che sui social non ci sta praticamente per niente. Non mi inculo Instagram, cioè mi cago queste cose molto poco, se non YouTube, ecco, pure Facebook mi inculo più da lontano 2011. E niente, quindi partiamo con il video, se no stiamo qua fino a domani mattina. Questo è il video dedicato completamente a The Vampire Diaries. Me l'avete richiesto in tantissimi e allora ho detto va, lo faccio. Non so se c'è qualcuno che appena inizierà a seguirlo, se ha intenzione di seguirlo e quindi non vorrebbe sentire spoiler, e ho deciso di fare questa cosa. Parlerò in generale di The Vampire Diaries e alla fine, per chi sta seguendo questa serie e ha visto il finale di stagione, che raga io mi sento male, devo condividere con qualcuno questa cosa, rimane fino alla fine, perché alla fine ci sarà la parte dedicata al season final di The Vampire Diaries. Questa serie si chiama, come ho detto, The Vampire Diaries ed è stata creata nel lontanissimo, che ormai sembra ieri, 2009, da Kevin Williamson e Julie Plec. Vi permetto che a Plec gli ha chiamato Plecona perché è il maritozzo. È Madonna la vita mia, cioè c'ha un cervello pazzesco. È una serie televisiva di tipo horror, thriller, fantasy, cazzi, mazzi, fregne, fighe, tutte cose. Questa serie è divisa ovviamente in una cifra di stagioni e ogni stagione ha un mistero diverso dall'altro, che però, mortacci loro e il telefono de merda, che però è ogni stagione, ogni problematica, ogni mistero di ogni stagione è collegato alla stagione dopo o la stagione prima, il che te fa un po' sci fuori di testa. Di cosa parla questa serie? Allora, la protagonista di questa serie è Elena Gilbert, che è interpretata dalla super figa Nina Dobrev, che è una normalissima ragazza, una di quelle scialle guatte, non è vero guatte per niente, una di quelle scialle un po' che belli libri, che belli diari segreti, che vanno al liceo e ha una normalissima vita da liceale, è una cheerleader, è una gran figa, alta, stangona, che ha le gambe lunghe e c'ha il suo gruppo di amici ovviamente. Vive in questa piccola cittadina che si chiama Mystic Falls, già che si chiama Mystic te fa capire l'andamento della serie. E diciamo che la sua vita purtroppo viene sconvolta nel momento in cui non solo lei si ritrova orfana dei suoi genitori e rimane solamente che Pora Stella col fratello Jeremy, che è proprio un rincoglionito, che era un po' un dodicenne all'inizio, voglio dire. Però scopre che il ragazzo di cui lei si innamora, Stefan Salvatore, che interpreta Paul Weasley, mi pare che si chiama, è un vampiro, e scopre che sia lui che il fratello di questo grandissimo Stefan che lei amava, che lei ama, che è Demon Salvatore, interpretato invece da Ian Somerhalder, è anche lui un vampiro. Allora lei tipo è una cifra incasinata, perché si sente tipo oddio bella sonna mi spicci casa, cioè. Quindi anche lei entra a far parte del mondo di Twilight con tutti i suoi amichetti vampiri che succhiano il sangue a tutti chi che gli stanno sul cazzo. Mi sto molto a fomentare. La cosa bella
è che Stefan si fidanza con Elena e sono completamente innamorati, sono anime gemelle, sono perfetti insieme. Però succede che anche Damon, il fratello di Stefan, si innamora di Elena. Però c'è un motivo per il quale tutti e due di primo impatto sono attratti da lei. Questo perché lei è una doppelganger. Infatti in questa serie ci sono diverse creature magiche, ok? Ci sono vampiri, o sapete che so, sapete, licantropi, streghe. Poi escono fuori i doppelganger. Una doppelganger in per sé che cosa è? È semplicemente... Cazzo, è una doppelganger? È semplicemente un corpo che rinasce più volte. Quindi ha praticamente una base magica. Comunque una persona di fondamentali magiche. Però che... De fondamentali magiche? Ma che comunque non ha nessun tipo di potere. Però rinasce più volte solamente con delle anime diverse, diciamo così. Sia Stefan che Damon avevano già avuto un impiccio con una vampira che era la doppelganger di Elena. Quindi erano... Immaginatevi, cioè, vi metto due foto qua. Erano spiccicate. Che in realtà è la stessa persona, cioè, o capite bene. E erano innamorati già nel 1864, anno in cui loro diventarono vampiri assassini. Si innamorarono di questa ragazza che si chiamava Catherine. Catherine era bellissima, ma era subdola, troia, stronza, infame, manipolatrice. L'ho già detto stronza? E lei sapeva che i due fratelli erano completamente innamorati di lei, però finge di non saperlo. E cosa succede? Questa brutta troia di Catherine li trasforma entrambi in vampiri. Da lì lei sparisce. Nella prima stagione, quindi, lo scopo principale di Damon e Stefan è salvare Elena da Catherine, che sarebbe per l'appunto la sua doppelganger. Quanti picci. E questi sono nei primi 5 puntate. Cioè, dopodiché che cosa succede? Ovviamente in ogni stagione ci sarà un altro problema che Elena e la sua gang. Oh, esatto. Aia. E in ogni stagione ci sarà un problema che Damon e Stefan non è che dovranno risolvere, ma dovranno sicuramente proteggere Elena, perché questo succedeva. Dovevano sempre proteggere Elena. E dopo un po', però, alla fine, che coglioni. Cosa va a succedere poi nel tempo? Ovviamente, come in ogni film, non ci può essere il gruppo di amici che è a conoscenza di tutto ciò che succede, quindi di tutti i segreti di Elena, di vampiri, streghe, infami, licantropi, troie, tutte cose. E quindi ci sarà anche questo suo gruppo di amici che cerca di aiutarli. I personaggi principali di questa serie sono Elena Gilbert, interpretata da la fantastica Nina Dobrev, Damon Salvatore, interpretato invece da Ian Somerhalder, e poi c'è sta pure Stefan Salvatore, che invece è... porca troia il telefono, che invece è interpretato da Paul Weasley. Non attrice, però il mio personaggio preferito, proprio che preferisco della serie, sia Bonnie, perché è proprio quatta. Cioè, calcolate, a me sono sempre piaciute le storie di streghe. Infatti pure io guardavo streghe, baffi a mazzampi, tutte queste cose, no? E boh, cioè, la donna forte a me mi casa proprio, perché è forte, cioè, capito? Quindi se la posso guardare, capito? Cioè, Motes, cioè, lo so. E però tra lei e Catherine, comunque Catherine era proprio stronza. A me piacciono le persone stronze, mi piace vederle nei film. E quindi è una serie veramente molto completa. Cioè che ci sono dei momenti in cui te non riesci a respirare per le cose che succedono, rimani tipo cosa. Momenti in cui invece c'è te lì da piangere. Cioè, raga, veramente io queste cose soprattutto non piango mai. Cioè io per finale di stagione mi stavo a sentire male. E quindi niente, credo veramente che la Plek sia una scrittrice fenomenale da paura, che riesca a fare anche proprio ciò che tu non ti aspetti minimamente. Non c'è una... È una donna incredibile, veramente. C'ha un cervello che è una cosa pazzesca. È arrivato il momento. Questa è la parte season final. Spoiler ovunque nell'aria, quindi se non volete sentire gli spoiler, lasciate perdere. Ci vediamo nel prossimo video e boh, amato. Dopodiché, il season final. Mi devo calmare. Il fatto di averci proprio l'angoscia, perché in quella puntata succedono ogni secondo 3000 cose. Uno dei primi punti che vorrei affrontare però è Alaric. Uccidere la quasi moglie all'altare con un grembo e i suoi due figli. Cioè io mi sarei ammazzato in quel momento, non... è una cosa che... Ma come fai a scrivere dei sceneggiatori del genere? Ma come fai? E quindi diciamo un po' una vita de merda. Alaric, accenderò un cero per te. Poi vabbè, riguardo alla Delena, raga, cioè la Delena, l'ultimo ballo è stato... Cioè io tipo c'avevo l'occhi per terra, mi la facevo, stavo tipo così.
ero un coma, non ci capivo un cazzo. Ho fatto, io non ci posso credere. La scena che proprio io sono sbottato, cioè io mi stavo a sentire male, è questa. Can you do it one last time? Cioè nel momento in cui lei dice can you do this one last time, io mi sono sentito male, perché quella, cioè, la belena, cioè, è stata qualcosa di... Poi veramente dovete capire il fatto che per me quella scena è stata la mia scena preferita della prima stagione. La cosa grave, e tendevi forte, è il fatto che adesso ho letto una lunga intervista che ha fatto la Plek, dove ha rilasciato anche delle dichiarazioni Paul Weasley, che interpreta Stefan, che probabilmente anche lui lascerà la serie. Stai a giocare? Ti metto le mani addosso pure a te. Hanno fatto sia lui che Nina un discorso giustissimo a dire io ho 32-33 anni, tra 4 anni avrò 35 anni. Cioè voglio dire, non posso interpretare per tutta la vita un ragazzo di 17 anni. Voglio dire, ciò, so uomo, non posso fare a parte tempischello. Questo era il discorso. Ed è giusto. Ma cosa, cioè, la serie finirà, raga, perché cioè se va via pure una coltellata dietro l'altra, la serie finisce così, ci lascia proprio, finisce con Matt vestito da poliziotto, passa con la macchina per strada a notte, perché quello però c'ha un cazzo, non c'ha una vita privata, non c'ha mai avuta un po' la stella, passa nel casino totale della città con Damon sul campanile che c'ha quello sguardo coattivo che ti fa anche pensare che potrebbe aver spento l'umanità, e siamo in tanti a pensarla così. Però se avete visto anche la puntata sapete benissimo che è successa qualcosa con i vampiri stregoni, e non vedo l'ora di vedere la settima stagione perché penso che sarà una figata assurda. Se anche voi avete visto il finale di stagione, se vedete questa, soprattutto se vedete questa serie, lasciatemi nei commenti ciò che ne pensate, quali sono i vostri commenti riguardo il season final, perché io vi capisco, cioè se voi soffrite io soffro con voi. Lo so. Se il video vi è piaciuto mettetemi un pollice in su, mi raccomando scrivetemi nei commenti, e se mi avete conosciuto tramite questo video iscrivetevi. Un bacione e al prossimo video. Sentia. Modest.